Ciao a tutti, io sono Ianni e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi andremo a scoprire chi sono i miei personaggi cattivi preferiti dei libri. Allora, partiamo subito con il conte Olaf di Una serie di sfortunati eventi, che io adoro tantissimo. Come si fa a odiare il conte Olaf? Soprattutto nella serie TV, per me è un grandissimo. Cioè, ovviamente essendo un cattivo fa cose da cattivi, però per me è comunque un grande personaggio. Il secondo ovviamente è Lord Voldemort, e credo che Voldemort sia il mio preferito, perché ovviamente vado in ordine sparso, però diciamo che io lo odiavo nel periodo di film, quando è uscito l'ultimo film, però poi leggendo i libri l'ho rivalutato tantissimo, ho scoperto tantissimi lati di Voldemort, cosa che non ho ancora potuto fare con il conte Olaf, perché non ho ancora letto i libri. Però è successo con la Voldemort, l'ho rivalutato tantissimo con i libri, avendoli letto dopo i film, scusate, avendoli letto dopo i film, diciamo che l'ho rivalutato, ecco, tantissimo, perché comunque nei film il Voldemort che c'è nei libri non viene descritto appieno, cosa che penso che sia successa anche con il conte Olaf, diciamo. E che ovviamente credo sia successo anche con il prossimo personaggio, sia Pennywise. Io non avendo letto i libri, non ho visto solo i film, non posso avere una visione completa del personaggio, però in base ai film di It, Pennywise è uno dei miei preferiti. Poi ovviamente con il discorso che stavo facendo, forse leggendo il libro lo rivalderò, forse lo odierò, lo amerò di più, non lo so, vedremo. Comunque ho intenzione di leggere It sicuramente, perché credo che sia un classico di Stephen King, ma comunque da leggere e da non perdere sicuramente. Poi abbiamo, ecco, allora, questo è un altro personaggio che conosco appieno, questo è Sauron del Signore degli Anelli, è uno dei miei preferiti in assoluto e anche in tutta la saga del Signore degli Anelli. Credo che sia proprio uno dei pochi personaggi che preferisco del Signore degli Anelli, perché il resto lo odio tutti. Perché sì, io del Signore degli Anelli ho questa cosa. Ho difficoltà a farmi piacere i personaggi, ecco. Non lo so, cioè ci sono due personaggi che mi piacciono oltre Sauron: Legolas e Aragorn. Il resto, forse un po' Boromir, però il resto, ragazzi, diciamo. Però magari ne parleremo in un prossimo video, fatemi sapere se vi interessa. Motivo i motivi che mi spingono a dire questo, e magari dovrò fare anche una rilettura del Signore degli Anelli, ma forse ci farò anche un reading blog, giusto per l'ultima volta mi è piaciuto fare il reading blog e non mi è uscito neanche troppo bene, quindi magari farò prima un reading blog dove rileggo il Signore degli Anelli e poi magari spolverare un po' Sauron, che è il mio cattivo preferito dopo Lord Voldemort. Poi l'ultimo ovviamente è Dracula. Io ho letto Dracula l'anno scorso, se si è scorso se non sbaglio, e dovrò rileggere anche Dracula, però l'anno scorso mi ricordo molto bene i motivi per cui io vedo questo personaggio. Vabbè, io ho uno dei vampiri, quindi non posso non amare Dracula. Poi ovviamente io conosco Dracula da quando ero bambina, non avendolo però mai letto, non sapevo che mi potesse affascinare così tanto. Cioè io Dracula l'ho amato tantissimo, e non me lo immaginavo, proprio non me lo potevo immaginare, perché in realtà inizialmente non volevo neanche leggere il libro. Poi l'ho visto una bancarella a 3 euro, ho detto vabbè dai, mo lo compro e lo leggo, e mi è piaciuta anche molto la storia, devo dire la verità, e ho amato anche tantissimo il suo personaggio, conoscendolo ovviamente come gioco tutti gli altri personaggi. Credo che per questa lista, anche se è l'ultimo, cioè tra tutti quanti quello che preferisco meno, però comunque è uno dei miei preferiti. Bene, questo video finisce qui, anche se è un pochino breve, ma io purtroppo ho fretta in questi giorni, spero che mi perdoniate, e che questo video sia stato comunque esaustivo, e ho spiegato forse non troppo bene, in modo un po' superficiale, il motivo per cui mi piacciono questi personaggi, queste cose per niente. Ripeto, ho un pochino fretta, spero che vi contentate lo stesso. Bene, se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere nessun altro video, fatemi sapere nei commenti chi sono i vostri personaggi preferiti cattivi però, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!